Buonasera a tutti, continuiamo in questo video sull'accesso, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla legge 241 del 90, quindi in particolare della tipologia di accesso procedimentale. Ed in particolare vediamo quali sono le modalità con cui un interessato ad esercitare il proprio diritto di accesso ai documenti amministrativi può ottenere questo diritto. In particolare, le modalità di accesso sono definite all'articolo 25 della legge sul procedimento amministrativo e questo avviene a seguito di presentazione di un'istanza che vedremo di qui a poco. Un esempio, diciamo, di possibile istanza, e tale istanza deve essere opportunamente motivata, in quanto appunto deve esistere un effettivo interesse di colui che presenta l'istanza di accesso con riferimento ai documenti amministrativi che sono richiesti. Quindi questa motivazione deve essere valida ed indicata appunto nella richiesta. E la richiesta di accesso può appunto essere assolta tramite un esame della documentazione richiesta, quindi anche tramite una semplice presa visione o anche tramite estrazione di una copia del documento amministrativo richiesto. In particolare, nella richiesta di accesso deve essere espressamente e specificamente individuato il documento del quale viene richiesto l'accesso, indicandone anche eventualmente gli estremi per consentire al soggetto che dovrà reperirlo, quindi ad esempio al pubblico dipendente, per consentire appunto di reperirlo. E la richiesta di accesso viene possibilmente assolta nei limiti di legge. Quindi tutti quei casi in cui l'accesso potrà essere consentito dalla legge, viene appunto accolta questa domanda, questa richiesta di accesso. E la richiesta di accesso in generale arriva, diciamo, alla pubblica amministrazione interessata e che in generale sarà quella che avrà formato il documento amministrativo e che lo detiene in maniera stabile. In generale, se si richiede il solo esame, quindi una sola presa visione del documento amministrativo, l'accesso è di tipo gratuito. Contrariamente, se invece si richiede un'estrazione del documento amministrativo per ottenere successivamente una copia di questo documento, questo sarà soggetto, questa operazione, al rimborso di eventuali costi e spese per la riproduzione dell'atto, nonché alle imposte di bollo qualora le normative vigenti lo prevedano, e ai diritti per la ricerca e la visura del documento amministrativo. Come abbiamo accennato, la richiesta di accesso procedimentale deve avere dei particolari requisiti, in particolare deve contenere una motivazione espressa. E quindi questa motivazione dovrà essere indicata nella richiesta di accesso e inoltre il destinatario della richiesta, abbiamo detto che dovrà essere in generale la pubblica amministrazione che ha formato e che detiene stabilmente quel documento amministrativo. Qualora vi sia diciamo, un esito negativo alla richiesta di accesso, quindi viene negato l'accesso, sia che appunto, non verrà quindi consentito l'accesso al documento, quindi né l'esame né l'estrazione del documento amministrativo, e tale esito negativo si verifica in uno dei casi elencati ad esempio all'articolo 24, quindi tutti quei casi in cui ad esempio quei documenti amministrativi sono esclusi dall'accesso. Ci possono essere vari casi, in particolare si potrebbe essere un rifiuto della
esplicito, diciamo, della richiesta di accesso, quindi quando ad esempio il documento sia non visionabile, ad esempio, sia vietato dalla legge che ci possa essere un accesso per quella tipologia di documenti amministrativi, e quindi si avrà un rifiuto, oppure ci può essere un differimento della domanda della richiesta di accesso, e quindi l'esercizio del diritto di accesso per particolari esigenze, che ad esempio possono essere delle esigenze istruttorie, oppure perché ci sono, diciamo, al fine di consentire la conclusione di un procedimento amministrativo che già era in atto, e così via, ci potrà essere un differimento e quindi una traslazione nel futuro della richiesta di accesso, dell'ottemperamento, diciamo, d'accesso, oppure una limitazione anche del diritto di accesso, che quindi viene consentito ma solo in parte. E in generale, a seguito della richiesta di accesso, si applica anche qui l'istituto del silenzio. Tuttavia, in questa situazione, l'eventuale silenzio della pubblica amministrazione a seguito di una domanda di richiesta di accesso, una volta che siano trascorsi in particolare il termine di 30 giorni nella richiesta, questo silenzio equivale al rifiuto della richiesta al rifiuto dell'accesso. A seguito della formazione del silenzio, ci possono, diciamo, essere vari rimedi per il richiedente, qualora appunto ritenga che invece aveva diritto all'accesso. In particolare ci potrà essere un ricorso al TAR, oppure ci può essere un ricorso al difensore civico, oppure ancora un ricorso alla commissione per l'accesso. Nel primo caso si ha che avviene appunto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, e in particolare si applicano tutte le disposizioni che riguardano il codice del processo amministrativo, quando si aprirà appunto un processo amministrativo. In particolare quindi si applicherà il decreto legislativo 104 del 2006, in particolare l'articolo 25,5 e l'articolo 116. E si avrà questa, diciamo, situazione, quindi la materia dell'accesso in questo caso è una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorrente avrà tempo di, diciamo, dovrà presentare ricorso nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del diniego dell'accesso, oppure dalla formazione del silenzio diniego. E la pubblica amministrazione in generale, in sede di giudizio, potrà essere rappresentata da un proprio dipendente, e dal punto di vista delle modalità, il ricorso al TAR verrà discusso in forma camerale, con una sentenza semplificata che potrà essere di rigetto o di accoglimento appunto del ricorso presentato. Quindi, qualora c'è un rigetto, viene confermato il silenzio della pubblica amministrazione rifiuto o comunque il diniego all'accesso, altrimenti dovrà essere consentito l'accesso. Si può essere poi altra strada, diciamo, in alternativa al TAR, ci può essere il ricorso al difensore civico. In particolare, questo difensore civico può essere, diciamo, chiamato in causa nel momento in cui si richiede accesso ad atti di comune, provincia o regione, qualora appunto questa figura del difensore civico fosse presente. Se manca, ci si può rivolgere in generale all'ambito immediatamente superiore disponibile. E ulteriore ricorso possibile è quello alla commissione per l'accesso, secondo quanto previsto all'articolo 27 della legge 241. In questo caso il ricorso viene effettuato in particolare nel caso di atti riguardanti
accesso agli atti riguardanti le amministrazioni centrali e periferiche, in alternativa al difensore civico, e la commissione dell'accesso, appunto, comprende in generale anche l'amministrazione resistente. Il termine per quanto riguarda gli esiti del ricorso nel caso di difensore civico commissione, diciamo, queste due figure avranno 30 giorni di tempo per esprimersi sulla richiesta di accesso e sul ricorso, e superati questi termini, in generale la richiesta ancora una volta si intende respinta. Qualora vi sia stato un diniego illegittimo dell'accesso, il difensore o la commissione per l'accesso dovranno informare sia il richiedente l'accesso sia l'autorità disponente. A seguito, diciamo, del ricorso, l'autorità disponente dovrà appunto consentire se il ricorso vi è stato un consenso all'accesso, dovrà l'autorità disponente diciamo appunto consentire questo accesso a meno che non emani un provvedimento conformativo motivato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dal difensore civico o dalla commissione. Qualora non vi è questo, diciamo, provvedimento conformativo, in generale si intende che vi è un consenso alla richiesta di accesso. Qualora la richiesta di accesso comprenda la presenza di dati personali di soggetti terzi rispetto a colui che presenta la richiesta di accesso, potrà essere richiesto un parere al garante della privacy, il quale, diciamo, verrà reso alla commissione per l'accesso nel termine di 10 giorni. Inoltre può essere richiesto anche un parere alla commissione per l'accesso. In particolare questo può essere chiesto in forma in particolare obbligatoria, non vincolante, da parte del garante della privacy, nel caso in cui vi sono dei procedimenti che riguardano il trattamento di dati personali da parte della pubblica amministrazione e che appunto interessa tale trattamento in generale. Questa richiesta di accesso ai documenti amministrativi. In questi casi il termine di pronuncia del garante viene sospeso per un massimo di 15 giorni dalla richiesta del parere.